Mi sono detta, adesso accendo e riprendo, così, giusto per avere un po' di compagnia. Scusate i capelli, tanto oggi non andrò in palestra e farò lo shampoo. E niente, oggi che cos'è? Oggi è venerdì 7 dicembre. E niente, sono appena tornata, sono stata da mio suocero. E poi sono andata a fare la spesa, poi sono andata in farmacia e adesso devo cucinare, e devo pulire il bagno, tanto i letti l'avevo già fatti stamattina, spolverare. Tutto questo lo dovrei fare prima di pranzare, perché devo anche cucinare. Oggi faccio pasta e patate. E niente, adesso devo un attimo svuotare poche cose ho preso, eh. Poche cose, scusate, le occhiaie mie sono sempre in prima linea, ma non so più cosa fare, sinceramente. Va bene, vado a svuotare la spesa. Ho preso la rucola perché stasera facciamo le piadine con rucola. Ho preso il lombetto per me e mio marito, e per mio figlio ho preso il salame. E ok, poi infatti qui c'è il salame e qui c'è il lombetto. Poi ho preso un pochino di pane, un panino giusto così oggi per pranzo. I pomodori perché devo fare pasta e patate. Poi un piccolo stracchino da mettere in me la piadina per stasera. E poi ho preso i ditalini, questi della Barilla, per fare pasta e patate. Sti capelli non vogliono sta fermi. Ok, poi adesso metto in frigo quello che va in frigo. Poi devo rimettermi a posto i trucchi che mi sono portata stamattina da mio suocero per truccarmi un po'. Cioè, sono uscita proprio un mostro, ma non è che truccata sono migliorata, però diciamo per non spaventare la gente. E metto un attimo a posto. Mettiamo a posto anche la busta. Ah, poi volevo dire una cosa. Il video che è uscito dei biscotti, penso che ve ne sarete accorti tutti, invece di dire zenzero all'inizio ho detto zafferano. Ma dico io, no? Quando ho editato il video lo aggiustavo, non me ne sono accorta per niente. Cioè, una cosa assurda. Poi, vabbè, una volta che ho pubblicato il video, apro per vedere così, do sempre un'occhiata, come incomincio che dico zafferano, sono rimasta come, ma che cavolo ho detto? Mi dovete scusare, ma è così. Sono agli inizi. Ho posto i trucchi che mi sono portata appresso, adesso li porto con me. Scusate se ci può essere un po' di buio, accendiamo la luce, mi sa che è meglio. Mettiamo la busta qui al suo posto, poi spegniamo la luce, metto a posto anche i trucchi che mi sono portata, il rossetto si vedrà? Si vedrà? Non lo so, questo è quello di MAC, non so se vedete bene, ma vabbè, vi faccio vedere, ma mi sembra che un altro video ve l'ho già fatto vedere. Dove sei, caro? Eccolo. Questo è, scusate, ma l'età si fa sentire, la vista pure. Questo è, aspettate, sì, Persistence AA7. Ma tutti questi nomi strani, sti codici. Vabbè, il rossetto ve lo voglio far vedere. Non so se si vede, ma la luce, ma vabbè. Comunque, a me piace molto. Anzi, adesso vi faccio vedere anche un altro. Questo me l'hanno regalato le mie amiche, Rita e Lori, che saluto. Un bacione. Per il mio compleanno. Questo è stupendo. Un colore molto più particolare, ovviamente, però a me piaceva molto.
Questo si chiama Diva. Se riesco a vedere, Madonna mia, solo Diva. Matto. Questo qui è stupendo. Questo è un. No, ma io devo andare alla luce perché. Ah, ecco. Aspettate, così si vede. Questo è stupendo. Adesso vi appoggio che lo swatch, vi faccio vedere lo swatchino sulla mano. Ok, aspettate, così vi faccio vedere, si vedrà, beh, ecco, è un Borgogna Vinaccia, bellissimo, questo lo metto più, che ne so, in occasioni diverse, più particolari, quando c'ho un trucco più strong. Mettiamoli a posto. Cavolo di specchio davanti che non vedo. Vabbè, dopo metto a posto i trucchi, tanto non ci interessa adesso. Mi devo pulire la mano. Ah, poi mi devo anche, cioè, cambiare, più che altro togliere la maglia, perché cucinare con la maglia così tutta pelusciosa non mi sembra il caso. Mi serve un po' di carta, scusate, per togliermi il rossetto, se no farò qualche guaio. Mazza. E questo lo togli. Ci vorrebbe lo struccante, ma va bene. Tolto! C'è la macchia, non fa niente. Mazza, più pulisco e più esce il colore. Ah. È macca. Va bene, adesso mi vado un attimo a togliere la maglia. Faccio la pasta e patate, così vi faccio vedere come la faccio. Molto semplice. Va bene, ci vediamo dopo, mi cambio e poi vi faccio vedere. Allora, eccomi qua. Mi sono cambiata, ho messo solo la maglia perché tanto dopo devo andare a riprendere mio figlio. È inutile che mi sto a spogliare tutto, non c'ho voglia. Allora, adesso voglio cominciare a fare cuocere le patate per fare pasta e patate, su 37 ve l'ho detto, e poi dopo mi metto a pulire un po', devo pulire il bagno e altre cosine. Allora, prendo le patate, prendo anche i pomodori, mi serve anche una cipolla. Allora, andiamo alla pentola, scusate il casino, ci metto anche già l'olio, questo è olio top, un altro pochino, inizio così vedete e poi dopo vi spiego.
Ho finito di tagliare il tutto, adesso sta friggendo la cipolla con i pomodori, pomodorini. Poi ci metterò le patate, aggiungo l'acqua, lascio cuocere le patate. Una volta che sono cotte le patate, buttiamo la pasta. Avete visto, io ci metto i ditalini. Ognuno penso che metta la pasta che più desidera. Quindi dopo ci aggiungo anche il sale, vi voglio far vedere. Friggi, friggi! Ok, adesso ci metto le patate. Aggiungo le patate, ve lo devo far vedere. Ok. Mescoliamo, mescoliamo bene. Ok, aggiungiamo l'acqua. Ok. Mettiamo il sale. Un altro po', poi dopo assaggio e vedo se ci manca ancora. A posto, mettiamo il coperchio. E così è fatto. Adesso faccio altre faccende.
un po' di pulire tutto, è tardi, sono le 12:45, io devo buttare la pasta perché sennò oggi non si mangia. Quindi ho preso la bilancia per pesare la pasta perché a me mi piace, diciamo, cerco sempre di, ecco, buttarla precisa, no, non mi piace buttare la pasta, sinceramente, ma buttare nel senso del secchio. Quindi pesiamo. Io metto all'incirca un 330 grammi di pasta. Prendo un altro. Caduta troppo. Guardare la precisione. Non so se si vedrà perché io non riesco a vedere, penso di sì. Va bene, comunque sono 330 grammi di pasta e andiamo a metterle in pentola. Ok, così facciamo cuocere. Io adesso ci aggiungo un altro po' d'acqua, perché sennò non si cuocerà mai. Allora. Dopo penso di aggiungerci anche il sale perché sicuramente ci vorrà, visto che abbiamo rimesso l'acqua. Ok, adesso questa la metto qua, la mia bilancina, la spengo. Ok, adesso metto la tavola, parecchio la tavola. Non so se vedete, vado. Nebbione, è così. Volevo accendere la TV perché tra un po' arriva anche mio marito. Accendo la TV. Ok, che schifo. Mettiamo a 5. Grazie. La voce. Chiede oggi la separazione dalla moglie con addebito a quest'ultima, affidamento esclusivo dei figli ed perfetto. assegnazione della casa Guardate che legale. carina la piantina Se che ho vedo la comprato di luce della Natale, piccolina. Speriamo separazione, non vi è dubbio. Occorre che quindi duri, valutare perché è la vera. possibilità delle ulteriori e rilevanti domande Speriamo proposte dal che duri. Vi ricorrente. volevo far vedere i Quindi, biscotti, sono quasi sono terminati. necessarie Sono venuti risposte. ottimi, buoni. Solo che la prossima volta Ovvio, come più li volte voglio detto, far cuocere un esistere pochino un meno. orario Sono buoni, però secondo me un pochino coabitazione, meno. assistenza La cottura familiare e sono e ancora più buoni. E situazione dell'interesse va bene. Ah, io devo mettere a posto ancora i trucchi. Ho lasciato la borsetta sul letto, come potete vedere. Allora, dove vi posso appoggiare? Vi appoggio qui sulla mia postazione make-up. Mi siedo anche così almeno vedete. Ok, metto a posto. Mi ero portata questo. Questo è di Catrice, ma l'ho comprato un bel po' di anni fa. Infatti, se vedete un po', è rotto. Infatti questi hanno il buco perché lo usate tantissimo prima che acquistavo la Too Faced e altre palette.
Quindi rimettiamo a posto. Poi mi ero portato questo qua, blush, questo qua di Essence. Questo è Satin Touch Blush numero 20, Satin Love. Non so se vedete, ma questo non mette, il telefono non mette a fuoco, magari. Va bene. Poi va bene, devo rilavare anche i pennelli. Io, vabbè, come matita penso che l'avrete già visto, uso questa qua di Kiko, la 05. Queste qua automatiche, mi trovo veramente bene. Poi il mio amato Pupavampa. Mettiamo a posto i pennelli, un altro pennello. Stamattina ho usato questo fondotinta qua di Kiko. Questo è numero, caro, dove sei? Warm Beige 40. Ma non penso che vedete. Va bene, mettiamo a posto qui. Questo va qui, va bene. Poi il mio correttore, questo qua di Kiko, Sni. Preferisco questo qui che c'ho. Questo qui c'ho anche il buco, sempre aranciato. Questo è il full coverage numero 03. Questo è veramente buono. Poi vabbè, c'ho questo qua di Essence. Questo è il camouflage. Questo però è molto molto chiaro, eh. Lo prendo giusto per illuminare un po' qua all'interno dell'occhio, ma non fa tanto. Poi c'ho anche questo qua di Catrice. Però questo qua mi ingrigisce. Io già sto. Ok, questo mi fa proprio ancora peggio. L'ho usato, però ho visto che. Infatti, vedete, un po'. Non va bene questo secondo me. Però a me mi dispiace poi non usarli. Poi c'ho questo qui di La Wet n Wild. Questo qui pure mi trovo bene. Questo. Il numero, dove sei, caro mio adorato? Questo è EB43B Medium. Ma tanto non vedrete mai, penso, non mi dà fuoco. Mettiamo a posto. Vabbè, devo lavare la mia Beauty Blender. Questa qui è di Wacom, è un po' sporchina, la devo lavare. E va bene, metto a posto i pennelli, pure li devo lavare. Questo qua. Per gli occhi ce l'ho di qua. Questa la metto qui, poi la rimetto a posto. E niente, c'ho un altro sporta di mascara. Questo avevo trovato un'offerta a un, vabbè, un negozio, che è un centro commerciale che sta qui. Venivano, mi sembra, o 3,50 euro o 4 euro, no, 4,50 euro, e ne ho presi due. I miei pupa pa. C'ho altri mascara, però sinceramente anche questo fa belle ciglia. Ne è rimasto poco, ma ormai questo Essence non lo fa più, non lo fa più. Questo pure mi trovavo benissimo, cioè io l'ho scoperto che non lo faceva più vedendo un video di un'altra youtuber che adesso non ricordo il nome, non me la ricordo. Quando l'aveva detto nel video sono rimasta no, vabbè, pace. Camma fa. E vabbè, poi ce n'ho altri. Questo è quanto. Ah, poi dentro a questa scatola, perché io sto aprendo il calendario dell'avvento di H&M, di H&M, come si vuol dire. E sto mettendo qui dentro tutti i prodotti che escono, e poi farò un trucco, ma non credo che è un trucco completo, perché non so se ci sarà fondotinta, se ci sarà il correttore, che io ne ho tanto bisogno. Però diciamo che userò un po' di prodotti, li ho messi tutti qua dentro. Adesso mi sono usciti due ombretti, questi due, sono tutti e due satinati, uno è un beige pan e un altro è un grigio un po' metallizzato, bello. Poi questo non ho capito bene, mi sembra che è quelle creme, diciamo per mettere un po' di brillantini un po' sul viso, sul collo, penso. C'è una mazza qua dietro. Poi vabbè, un lucidalabbra, questo qua con tutti i glitterini. E poi due rossettini. Questo è troppo troppo chiaro, ma forse in estate potrebbe essere carino, ma non so se. Poi questo mi piace. Questo somiglia un po'
a quello di MAC. Questo solo che è satinato, quello di MAC è matte. Però mi sembrano molto simili come colori. Ovviamente come tenuta non ha niente a che vedere, sicuramente, però come colore dico, eh. Va bene. Io vado a controllare la pasta e noi ci vediamo dopo. Bene, noi adesso pranziamo e noi ci vediamo dopo. Ciao! Abbiamo finito di pranzare, mio marito che fa lo sciocchino, e niente, adesso mi riposo un pochino e poi ci vediamo dopo. Christian, saluta un po'. Ciao. Allora, eccomi qua, sono andata a prendere anche mio figlio alla fermata del pullman, adesso sta mangiando, così come finisce io pulisco la cucina. Mi rimetto anche in tenuta di palestra, così vado in palestra e vi porto con me, così vedete un po' di esercizi che faccio io in palestra. E niente, poi vi volevo far vedere un pennello che avevo comprato. Mi siedo, così almeno aspetto lui che finisce di pranzare e poi vado di là. Mi appoggio qui, è un po' buio, eh. Ok, questo qui. Questo è un pennello della Wet n Wild. Questo è un pennello per illuminante. C'era anche da blush, però io ce l'ho da blush, quindi non mi interessava. E ho voluto prendere questo. Questo l'ho preso già da un po' di tempo. Proprio giusto, mi sembra proprio quando è uscita questa edizione, che poi era un'edizione limitata, quindi mi piaceva anche molto come era fatto il pennello così. Veramente carino e poi mette molto bene l'illuminante, cioè lo applica, mi piace. E questo lo devo lavare. Gli altri li ho lavati, ma questo no, tanto questo adesso non lo uso, quindi non mi premeva lavarlo. Quindi questo è carino. Quelli che sono veramente per me sono ottimi sono quelli di Essence, infatti quelli là da sfumature io ce n'ho due. Infatti se le trovo le voglio ve lo voglio prendere un altro perché quella sfumatura servono sempre. Questo pure è buono. Questo l'avevo preso mi sa dai cinesi, se non mi sbaglio. Questo anche per sfumatura, seppure è ottimo, lo trovo. Ah, questo qui era di un'edizione mi sa limitata di Essence, carino. Sempre un po' da sfuma. Adesso perché è bagnato quindi non si apre bene.
questo. E va bene, volevo far vedere un po' di... Ah, poi avevo preso questo qua da H&M per fare il contouring. Così, cioè non è che mi ci trovo tanto, volevo provarlo. Mi sembra che mi fa più una riga. Io uso questo per fare, diciamo, il contouring. Mi piace più questo qua. Mi trovo meglio. Questo qua non tanto, vabbè, per andare un po' a sfumare, forse. E va bene. Adesso mi cambio un attimo e poi faccio la cucina. E poi così andiamo in palestra a sfogarci un po'. Anche se sono in quel periodo del mese, ma vabbè, pace. Farò non tanto, dai, così. E va bene, ci vediamo dopo. Sono già pronta per andare in palestra, ho spento tutto, adesso bisogna solo partire. Andiamo!
ancora col giubbino, giubbinetto, accendo l'albero, perché quando c'è l'albero la prima cosa che faccio è accenderlo. Ah, che bello, perché dà l'aria natalizia. Ah, luce, 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 luce dei miei occhi. Allora, spegniamo questa grande, che devo accendere più l'alberello. Scusate, vi starò facendo venire mal di mare. Un attimo, eh. Ok, abbiamo acceso anche lui, carino. Accendiamo anche il presepe. C'ha bisogno di luce. Aspettate. Ok. Eccolo qui. Allora, dove vi appoggio? Vi appoggio. Scusate, mi sono messa con la mano davanti, tutto a posto. Aspettate. Allora, mi tolgo il giubbino. Scusate. Adesso mangio qualcosina e poi doccia. Perché senza la doccia non si può stare. Allora, adesso vado a posare un attimo il giubbino. Aspettatemi, non vi muovete. Allora, eccomi qua. Mio figlio vuole il pane a fette con la Nutella, beata lui. Invece io mi mangio, scusate, una fettina di questo qua pane di sedano, lo taglio, una fettina solo, taglio a metà e ci metto un pochino di miele. Mio figlio tanta Nutella perché sennò non va bene. È vero, Francesco? Ok. Lo divido a metà. Fatto. Tieni, adesso ti do il bicchierino. Così. Prego, Francesco. Mangi. Adesso, mannaggia, tocca a me. Questo lo chiudiamo. Prendo il mio. Prendo il miele. Dopo attività fisica un po' di energia. Mi metto più giù così, scusate, mi alzo. Allora, avete visto gli esercizi che faccio? Non proprio tutti, perché dopo un po' abbiamo bisogno di tante persone, non era il caso di riprendere. Scusate. Poi abbiamo fatto lo stretching. Aspettavo mio figlio che finiva e siamo tornati a casa. Va bene, io finisco di mangiare, vado per la doccia, preparo la cena, cioè la cena, mi fa le piadine, niente di così eclatante. E così è passata un'altra giornata. Io chiuderei qui, scusate, chiudo qui questa giornata con me. Spero che vi sia piaciuta, mi raccomando un pollice in su, iscrivetevi al canale se vi va, ma è il caso di chiudere così? Attivate la campanellina, mi raccomando, eh? E un bacione, al prossimo video, ciao!